Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e eccoci una nuova video recensione di App Video Review dove vi andremo oggi a parlare di un piccolo e simpatico gioco basato sull'accelerometro chiamato Angry Shark. Angry Shark ricalca un po' quello che è il classicissimo squalo del noto film di Steven Spielberg e come possiamo sentire anche dal menu iniziale va a ispirarsi alla pellicola. Anche per quanto riguarda la colonna sonora, sentite un po'. Davvero una colonna sonora che chiaramente non è identica a quella del film, visto che sicuramente agli sviluppatori non sarebbe stato permesso per questioni di diritti, ma che comunque si ispira veramente molto e va a creare una sorta di background davvero molto molto carino e molto ispirato. Allora, prima di premere sul pulsante play, andiamo a vedere le opzioni del gioco, dove possiamo vedere che ci off viene offerta la possibilità di settare la sensibilità dell'accelerometro e anche di premere su calibrate. In questo modo, in qualsiasi posizione teniate il vostro iPhone, potete sempre premere su Calibrate e resettare il punto zero dell'oscillazione e quindi giocare a Angry Shark ottimamente da qualsiasi angolatura. Ora io sto facendo il video, quindi devo tenerlo più o meno così per far sì che voi vediate qualcosa. Quindi basta che premo su Calibrate ed ecco che il punto zero è stato resettato. Ok, andiamo avanti e vediamo in che cosa consiste il gioco Angry Shark. E per farlo vi invito a guardare la schermata controlli, che è veramente semplicissimo. Allora, come vediamo qui, semplicemente bisogna ruotare il proprio iPhone usando l'accelerometro per muovere lo squalo e premere sullo schermo ovunque voi lo desideriate per eseguire un boost di velocità, ovvero un aumento della vostra velocità. Torniamo indietro, possiamo vedere nella sezione tips alcuni principali meccanismi e meccaniche di questo gioco. Questa è la barra della salute che piano piano scenderà automaticamente nel corso della partita e per far sì che il vostro squalo rimanga in vita e alimentare così la barra health dovrete mangiare gli altri pesci o anche altri elementi come andremo a vedere per far sì che il vostro amico squalo rimanga in salute e possa continuare la sua partita. Andiamo avanti e qui vabbè, vediamo l'indicatore boost che non può naturalmente essere usato all'infinito, ma piano piano si consumerà. Ci sono alcuni elementi da evitare nel mare, come delle meduse e delle bombe. Alcune prede come queste vi attaccheranno se cercherete di mangiarle, quindi dovrete fare particolarmente attenzione. Ci sono elementi nascosti particolari che avranno più punti. E questa è la legge fondamentale della catena alimentare che vale anche nel gioco, ovvero che il più grande mangia il più piccolo. Quindi state attenti perché potreste non sempre trovarvi nella situazione di essere in cima alla catena alimentare. Ci sono inoltre altri elementi oltre ai pesci che potete mangiare, come dei bagnanti e delle persone presenti in alcune barche che possono essere spalzate dalla loro imbarcazione, fatte cadere in mare e quindi mangiate. Ok, il gioco appare abbastanza affascinante. Andiamo quindi a vederlo se anche nella realtà è così carino. Allora, come detto, ecco lo sto squalo ed è possibile. Accidenti, qua abbiamo già fatto strage con un povero bagnante. È possibile muoverlo utilizzando l'accelerometro. Vedete, mi sto muovendo con l'accelerometro. E bisogna andare a mangiare i pesci per poter alimentare questa barra in alto. Io ho detto pesci, ma naturalmente è possibile trovare anche altri elementi come dei bagnanti, vediamo, che abbiamo massacrato un povero nuotatore, dei gabbiani, che anche con il boost possiamo raggiungere meglio. E bisogna quindi così continuare la partita, cercando di mantenere in vita il nostro squalo il più a lungo possibile, andando quindi a raggiungere questo è un pesce cattivissimo che non bisogna mai toccare perché vi fa perdere vita. Dicevo, bisogna far sì che il nostro squalo rimanga in vita il più possibile, mangiando il maggior numero di pesci,
ed evitando, come in questo caso, di finire morti e quindi terminando la partita. Quindi il gioco è virtualmente infinito e lo scopo sarà semplicemente quello, non di avanzare per dei vari livelli, visto che il livello è uno solo, il livello è questo, ma lo scopo sarà quello di rimanere in vita il più a lungo possibile, esplorare i vari fondali marini, come vedete. Qui sono anche delle bombe che dobbiamo assolutamente evitare. E mangiare il più gran numero di pesci per rimanere in vita e accumulare quindi degli altri punti per scalare le classifiche di questo gioco. Le meccaniche sono davvero molto semplici. E sicuramente non è un titolo profondissimo, però sfrutta l'accelerometro in maniera abbastanza originale, vi mette nei panni di un personaggio di un alter ego virtuale non classico, cioè interpretare uno squalo è veramente affascinante, veramente affascinante, veramente un'idea molto carina, anche perché si può andare ad esempio a sbalzare le persone dalle imbarcazioni, vediamo se riesco a trovarne una per farvi vedere. Si può sbalzare le persone nelle imbarcazioni, esplorare i fondali marini, trovare vari tipi di pesci, dei tesori sommersi. Non è così monotono come potrebbe sembrare ad un primo acchito questo gioco. Naturalmente la tipologia del titolo fa sì che sia comunque abbastanza limitato come gameplay. Se però il fatto di impersonare uno squalo vi stuzzica e attira la vostra attenzione, sicuramente questo concept è stato realizzato abbastanza bene e portato su iPhone in maniera discreta. E quindi valutatene l'acquisto perché non è un gioco decisamente malvagio. Bene, questa era la recensione di Angry Shark per iPhone ed iPod Touch. Vi ringrazio veramente per la visione, un abbraccio a tutti, vi invito come sempre ad iscrivervi al nostro canale per chi non l'avesse ancora fatto e vi rimando al prossimo video. Ciao!